Rassegna stampa di oggi, 14 maggio 2018. Cari amici, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. La Spezia, morto operaio nei cantieri navali del gruppo Antonini, schiacciato da una lastra metallica. La vittima è un 56enne di nazionalità croata, dipendente dell'impresa Ingemar di Le Grazie, che sta appunto lavorando in subappalto all'ampliamento della banchina portuale. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Regeni, la mamma Paola e l'avvocato annunciano lo sciopero della fame dopo l'arresto in Egitto dell'attivista Malfatti. Vi chiediamo di digiunare con noi, hanno detto, fino a quando Amal non sarà finalmente libera. Lo hanno appunto dichiarato le due donne in un comunicato. Fatih è accusato di terrorismo e della moglie di Mohamed Lotfi, il consulente legale al Cairo della famiglia Regeni. La sua incarcerazione è stata decisa a pochi giorni dall'inizio delle operazioni di recupero dei video delle telecamere della metro che hanno ripreso il ricercatore prima del sequestro. Governo Movimento 5 Stelle Lega, Di Maio ha detto altro tempo, intesa per 5 anni. Salvini dice da chiarire punti su migranti, sicurezza e giustizia. Mattarella vede di nuovo la delegazione di Movimento 5 Stelle e Lega nel pomeriggio. Il leader 5 Stelle ha detto: abbiamo aggiornato il capo dello Stato, partiamo il prima possibile, ma il voto online deciderà se il contratto va bene. Per l'incarico di Premier scartato il nome e lo storico dell'economia Giulio Sapelli. Gerusalemme apre l'ambasciata USA, scontri a Gaza con 52 morti e oltre 2.000 feriti. Turchia e Iran gridano al massacro. L'inaugurazione segue il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte di Trump, avvenuto lo scorso 6 dicembre, e giunge in un periodo di alta tensione regionale. La scorsa settimana il presidente americano aveva annunciato il ritiro degli USA dall'accordo sul nucleare iraniano e 2 giorni dopo l'attacco di Israele in Siria contro obiettivi iraniani in risposta ai presunti razzi lanciati dall'Iran nelle alture del Golan. I primi 50 anni della teoria delle stringhe, l'ideatore dice: rivoluzione fatta di dimensioni extra e universi multipli. È possibile immaginare l'universo come una meravigliosa sinfonia nascosta nelle pieghe più intime della materia. Ogni suo mattoncino di base, ogni sua particella elementare, in realtà come una corda di violino, minuscola, invisibile anche al più sensibile degli strumenti scientifici. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.